Buongiorno a tutti da Fine in Cucina e non solo. Oggi breve video spesa più recensione detersivi che ho trovato all'Eurospin. Come sempre vi faccio vedere lo scontrino in modo tale che voi ricaviate i prezzi e io non devo impazzire a cercare di ricordare cose che la mia memoria si rifiuta di ricordare. Nell'Eurospin qua della località dove mi trovo, a Marotta, diciamo che loro per esempio pesano alla cassa gli ortaggi, quindi non si ha ben idea di quanto si spende fino a quando poi non si passa alla cassa, appunto. Totale 90,36. Allora, immediatamente vi faccio vedere i freschi e i surgelati, così li metto via subito. Questi qua ve li straconsiglio perché sono ancora più buoni dei Magnum, in particolare questi bianchi con le mandorline, ottimi, veramente buonissimi. Poi vabbè, gli stecchi con limone e lo stecco di liquirizia che sono Similiuk. Poi mio marito si è preso questi 12 biscottini alla vaniglia e poi i crocchini che sono quelli classici. Poi due stracchini, un pezzettino di grana, una robiola e questo formaggio che è una cacciata fresca col fiorito che è della zona qui. Poi ho preso due mix di insalata, uno con carote e uno con cipolla, pronti subito all'uso. Poi ho comprato questa coppa di suino senza osso, che mi è sembrata bella. Poi vi straconsiglio la porchetta toscana cotta in forno a legna della Dini alle nostre stelle, questa è veramente ottima. E adesso hanno fatto anche il packaging nuovo, sempre della linea alle nostre stelle, della spianata piccante. Io con questa ci faccio una piadina che a me piace da morire. Allora, poi ho preso una cipolla bianca, due cipolle di Tropea, una melanzana, poi qui ho dentro delle quattro salsicce tipo salamella e qui nel reparto pescheria ho preso due filetti di salmone, la coda e 1 chilo di cozze. Allora, poi ho comprato dei pomodori ramati che ci volevo fare le bruschette in realtà, infatti ho comprato anche il pane a fette, poi il sedano e ho trovato questa uva rosé, non è proprio rossa, senza semi. Volevo un po' provarla, non so da quale parte, ah, dalla Spagna. Poi tonno all'olio extravergine d'oliva, pinoli, lievito per dolci vanigliato e lievito di birra secco, qualice per dolci salati. Poi ho comprato per fare magari qualche aperitivo, così qualche stuzzichino, i pacchetti piccoli di croccantini al formaggio e patatine tipo, come si chiamano, le chipster. Allora, poi ho comprato questo pan brioche dolce da mangiare a colazione con la marmellata, i soliti crackers salati. Poi ho comprato, che l'avevo già provato l'altra volta, questo spritz frizzantino. Devo dire che non è male, velocemente, così senza avere troppe pretese, si fa un bel aperitivo, metti dentro un po' anche il ghiaccio, perché è un po' alcolico comunque questo, è gradevole. Poi ho preso due pacchi di farina zero, che la sto adoperando con la macchinetta della pasta della Silvercrest per fare la pasta e mi sto trovando bene. Ho fatto diversi esperimenti, alla fine questa è quella che per adesso mi piace di più. Poi ho comprato, vabbè, le tabs per la lavastoviglie, quelle tutto in uno, potere attivo, solite balle che raccontano, gli assorbenti, niente da dire. La spugna velo, che è quella che fa anche comunque l'effetto un po' scrub, e io la adoro perché appunto dà quella sensazione bella di sgrassare, pulire il corpo dalle cellule morte, eccetera, eccetera. Poi ho comprato i sacchi della pattumiera, sono abbastanza validi, non si spaccano.
Poi ho preso queste olive verdi Bella di Cerignola, che non avevo mai provato, sono quelle giganti. Ho comprato un paccone da 1,5 kg di spaghetti e poi ho preso il cibo per il cane con anche queste, perché il cagnolino in questi ultimi periodi non mi mangia, sarà il caldo, quello che vuoi, non ha tanta fame. Allora per ingolosirlo un po' metto la sua dose di, diciamo, meno della dose normale di croccantini con un quarto di scatolina al giorno, poi la metto in frigo e la utilizzo il giorno dopo, nei 2 giorni a seguire. Oltre a questo ho comprato anche l'acqua, che non vi faccio vedere, e una cassa di lemon, tipo lemon soda. Allora, finita la spesa, vi volevo parlare di questi tre detersivi. Li ho comprati già una decina di giorni fa e prima di parlarvene volevo testarli. Li ho comprati sempre all'Eurospin, erano in un box laterale, quindi non vi so dire se andranno comunque in linea, ma credo di no, perché comunque non sono a marchio. Soprattutto questi Genio non sono a marchio Eurospin, quindi non la vedo una cosa fattibile. Allora, nello specifico, incominciamo da questo. Questo qui lo danno come cura doccia, effetto antigoccia. Io l'ho provato, ho provato a seguire le istruzioni, devo dirvelo, secondo me non funziona. Perché praticamente ho sgrassato e pulito con l'anticalcare la doccia, e però non poi ho utilizzato questo, asciugato come dice tutto nelle istruzioni, ma alla doccia successiva non è successo assolutamente niente se non macchiarsi ugualmente di calcare tutto il vetro, quindi secondo me non è un gran prodotto. Ha un odore tipo. Cosa vi posso dire? Tipo alcol, però sinceramente non ne vale la pena. Non, lo finirò perché ormai è lì, ma non fa quello che dice. Bocciatissimo. Poi, sempre parlando di detersivi che eventualmente tolgono il calcare, questo l'ho trovato veramente geniale. L'odore non è pungente come l'aceto proprio tradizionale, infatti è aceto di mele che è leggermente meno intenso. Dice che è biologico, adesso io non saprei dire se questa cosa è vera perché non capisco niente dell'inci. Per tutte le superfici lavabili, sì, questo sì, l'ho provato sull'acciaio e fa il suo dovere. Elimina i cattivi odori e lascia comunque l'odore un po' dell'aceto di mele. Secondo me è ottimo perché non fa schiuma, quindi anche veramente per il frigo, per tutte quelle parti che si vogliono anche deodorare e trattare con un detergente, diciamo, abbastanza neutro, abbastanza non aggressivo, ecco, forse sì, la dicitura è meglio, non aggressivo, va bene. Poi chi è esperto di chimica veda un po' se gli ingredienti sono bio, come dicono loro. Comunque questo lo consiglio, sono, vedete, 900 ml di prodotto, era poco più di un euro, e a parte il fatto che mio marito odia l'aceto, quindi ogni volta che lo uso se ne accorge, posso, secondo me, consigliarvelo tranquillamente. Poi, invece, un altro detersivo che approvo a pieni voti è questo, Genio Più Active Deo al profumo di fiori di talco. È fenomenale, cioè questo qua veramente effetto deodorante a lunga durata confermato, pulisce a fondo, igienizza, pulisce a fondo confermato, igienizza non lo so perché non sono un chimico e non faccio i tamponi sul pavimento, comunque deodora veramente e pulisce veramente e il profumo è gradevolissimo, proprio fiori di talco, sembra quasi gelsomino, una cosa del genere, comunque molto delicato, floreale. Anche questo nella versione da 900 ml pagato poco più di un euro, forse 1,30 euro.
e scusate i rumori che provengono dall'esterno. Lo producono. Dove lo producono? Aspettate un attimo, a Fiano Romano. Adesso io non so se appunto questa linea verrà rimessa in produzione o che cosa, però se la dovesse trovare anche nei negozi tipo Risparmio Casa, Mauris, eccetera, eccetera, ve lo straconsiglio. Tra l'altro io l'ho provato su un pavimento normale, però qua dice che è adatto anche a marmo e parquet. Approvato, veramente approvato. Se potessi farvi sentire il profumo, lo farei, però purtroppo non si può. Va bene, con questo super promosso vi saluto. Per questo video è tutto da Fine in Cucina e non solo. Alla prossima, ciao.